faccio, sono le persone che stanno bene. Però due o tre giorni fa, mentre chiudevo la mia bicicletta, Paolo mi ha fermato un signore distinto esattamente come Tiziano, quello di questa posta, cappello da primario, vestito elegantissimo, eccetera, ma fa un dottor Bardo, vede in televisione, la segue, eccetera, eccetera. Io faccio di mestiere, sono commercialista, ho studiato commercialista molto avviato, quindi questo molto ricco, eccetera, cioè, però mio figlio ha una passione che lo divora fino a quando era bambino, lui era quello da diventare ingegnere, gli piace la matematica, ha studiato, si è laureato 110 lode, si è laureato in giugno di 2 anni fa, 110 lode in ingegneria, si guarda i posti di lavoro più gratificanti che ha trovato, un part-time orizzontale all'IKEA, adesso prende 600 euro. Dice, e mi ha detto, papà, io non vengo a lavorare in studio da te perché non è la mia vita, però a questo punto non so più cosa fare. Questo signore mi dice, dottor Carlo, dove lo mando? In Svezia? Mi dice un paese. Questo ve lo racconto per capire che la distruzione dell'economia italiana, che significa anche la distruzione della democrazia e dei diritti, non è un problema che riguarda solo l'Italia dell'Etrus, è un problema che riguarda anche famiglie o uomini estremamente facoltosi che però che potrebbero tirare fuori il denaro per dare al figlio 2.000 euro al mese, andarsi a divertire tutte le sere o 3.000 euro al mese. Il problema non è quello, è un problema veramente di distruzione del futuro, di dignità, di distruzione del futuro delle persone. Quindi puoi essere commercialista ricchissimo, puoi essere operaio del Sucis, alla fine della distruzione della dignità tua o dei tuoi figli è assicurata. Questo sistema sta portando il paese alla distruzione della propria dignità, perché questo è nei piani di chi ha voluto la zona e di chi l'ha pensata fin da epoche inimmaginabili. Di 70 anni, un progetto di moneta unica non nasce da un certo Mandel, di cui adesso che si parla di euro, qualcuno cifra di giornale, nasce da altri pensatori francesi convinti di riportare l'Europa ai bei tempi della regina Vittoria, quando le masse non contavano assolutamente niente, il potere su centinaia di milioni di persone si accentrava al 100% delle mani di poche centinaia di individui. Questo è il progetto. In particolare poi si innesta la Germania con le sue industrie per venire a fare shopping in Italia e distruggere l'economia italiana, spiegare delle deflazioni economiche imposte. Oggi comuni hanno occupato 372 marchi di prestigio italiani a quotazioni di mercato che i trader valutano dal 60, svalutati dal 60, addirittura in qualche caso il 40%, cioè nel senso svalutati del 40%, in alcuni casi del 60%. Questo è quello che sta succedendo. Allora, voglio puntualizzare un fatto. Ritrovare la dignità dell'economia italiana, cioè uscire dal magari d'Europa, il PIGS, ritornare a quello che eravamo, cioè la quinta potenza mondiale, non è solo una questione di dire manderò mio figlio a lavorare con 110 lode, prenderà 3.000 euro al mese, 3.000 euro al mese che si mette. È anche una questione proprio di tutte le diritti della democrazia, perché a me si sono aperti gli occhi una notte in cui cercando di capire con questo americano che cosa stava dicendo, perché secondo me lui stava dicendo che fumare fa bene, perché quando uno ti dice che il deficit di bilancio è il debito di un paese, la ricchezza del paese, è come un medico che ti dice guarda che se lei fuma sta bene, no? Non so cosa sta dicendo. A un certo punto ho messo insieme i punti del suo discorso, ho capito cosa stava dicendo ed è stato tutto un attimo, tutto un secondo. E ho compreso che l'economia è tutto una vita. Pensate, io sono partito nel 1989 con un impegno sui diritti umani, mi occupavo di torture, di carceri, e poi senza fissa dimora, poi dopo sono stato in giro per il mondo, sono occupato di guerre, ho rischiato la vita per la pace, per denunciare le fair trade in Africa, in Medio Oriente, eccetera. Ne ho fatti di tutti i colori.
non avevo mai capito in tutto il mio impegno che l'economia è assolutamente tutto, perché tu puoi difendere i diritti umani, i diritti civili, i diritti democratici finché vuoi, ma se l'economia ti toglie il respiro tu non puoi fare niente, assolutamente niente. Se poi l'economia è strutturata in modo da prendere un Parlamento sovrano nato dopo una seconda guerra mondiale, diciamo, circa una costituzione meravigliosa, e svuotarlo completamente di tutti i suoi poteri, cioè farlo diventare un zimbello, questo ancora ovviamente ancora peggio, ed è quello che è successo nell'Eurozona. Quindi io ho capito che alla fine dei miei giorni, di uomo che cominciò nei suoi 20 anni, nel 1956, a lottare per la giustizia sociale, alla fine dei miei giorni c'era un unico scopo, che era quello dell'economia. Un amico di recente, giovane eroico, perché ha un tumore al cervello e si vede quello che fa, sposato con una donna bellissima, hanno una bambina di 3 anni, hanno partorito un maschietto che è morto col parto e lui ha un tumore al cervello. Questo ragazzo sta mettendo assieme un libro denuncia sulle stragi dei bambini in Siria e mi ha chiesto di fare la prefazione del libro. Io nella prefazione del libro ho scritto una cosa che credo sia riassuma tutto quello che ho detto in questi ultimi 4 minuti. Ho detto, vedete, se io in questo momento non sto nelle piazze italiane con un megafono a urlare contro la guerra, stragi in Siria, difendendo i bambini, eccetera, eccetera, perché l'ho già fatto per tanti anni nella mia vita, ma ho capito che non serve a niente. Fino a che tu non riporti le opinioni pubbliche che contano nel mondo, cioè quelle che decidono il destino di 6 miliardi di persone, fino a che tu non riporti le opinioni pubbliche del mondo che contano a uno stato di tranquillità personale, ok? Di fiducia nel futuro, eccetera, tu non gli puoi chiedere la sera alle 8:30 quando rientrano a casa di occuparsi dei bambini della Siria. Sì, ma possono avere una fitta al petto le persone più sensibili, ma non c'è il tempo. Pensate che non abbiamo il tempo di occuparci dei nostri anziani, dei nostri genitori, li abbandoniamo, non sappiamo come gestirli, eccetera. Come si fa in una società che non offre all'essere umano la possibilità neppure di pensare alla propria spiritualità, alla propria vita, a cosa può succedere nel giorno in cui un medico guarda una lastra e dice guarda che qui sono 3 mesi di vita? Non abbiamo neanche il tempo di pensare a queste cose, non abbiamo il tempo di pensare ai nostri figli, siamo sempre di fretta, siamo soffocati, anche quelli che stanno economicamente bene. Poi pensate a tutti quelli che stanno lontani, i numeri stanno diventando giganteschi, che arrivano a casa la sera e pensano domani vado dietro al capannone dell'azienda e mi ammazzo, lascio le 3 figli, mi uccido, capisci, o dell'operaio che si dà fuoco, o dell'imprenditore che va all'Equitalia e con la tanica di benzina e dice adesso ammazzo tutti quelli che sono contenti, cioè, pensate quando uno è ridotto in queste condizioni e stiamo aumentando a milioni di dollari così, come facciamo a occuparci della Siria, dei bambini? Non facciamo occuparci dell'Africa, non facciamo occuparci dell'ambiente, non facciamo occuparci del fatto che ormai non si respira più per le strade, cioè non c'è il tempo, non c'è il tempo, la gente non è porca, la gente non è bestia, la gente non ha più il tempo di occuparsi della vita, perché questo sistema ha fatto in modo che il tempo non ci fosse più. E l'economia, la crisi, è il primo strumento di annullamento della dignità umana. Ed è quello che sta succedendo qua. Ok? Allora io mi sono detto, bene, da questo giorno in poi io mi occuperò solo di economia, perché vuol dire riportare il diritto in questo paese, vuol dire riportare i diritti ai servizi, alla salute, a potersi occupare dei propri figli, a non dover vivere una vita miserabile per l'arricchimento di 1.000-1.200 speculatori del mondo, e siamo 60 milioni di italiani. E mi occuperò solo di questo, in questo momento in poi. Quindi che succede? Quella notte mi si accende la lampadina, parlavo con un collega di Warren Mosler, che oggi è il nostro tecnologista, si chiama professor Randy Ray, e da lì ho cominciato questa mia battaglia. Ora, l'altra cosa che
dico, poi rapidamente passiamo a tutti gli argomenti, è questo. Io non sono un giornalista di internet, per chi non lo sa, va bene? Io sono uno che ha cominciato a fare giornalismo perché nei miei 20 anni mi sono ritrovato in un quartiere periferico di Londra a lavorare in un tunnel lungo 150 metri, dove il mio compito era quello di sgerare le Volkswagen appena arrivate, del più grande concessionario Volkswagen di tutta Londra, che si chiama Alday, grande figlio di puttana, ok? Lavoravo con un gruppo di immigrati illegali, avevamo, non c'erano respiratori, non si lavorava nel gas, avevamo 20 minuti per mangiare, se non avevamo l'ambulanza, il caporale ci faceva un culo così, perché non si doveva sapere che c'era questo tunnel dove lavoravano gli operai in nero di questo figlio di puttana che si chiama Alan Day, che c'è ancora, che è ancora oggi. Allora questo lo mandano a casa, lo porcano le macchine, non solo verrà scaricato, ovviamente in un ospedale, eccetera, eccetera. 2 giorni dopo io sono lì con la mia pistola, la compressione in mano, e c'è un telefonino, c'è il telefono a muro, vedo il caporale che dà il telefono e c'è Brian, per favore, gli passo un Brian e dice: perché non sei a lavorare? Questa è la schiena spezzata in due. Non sento cosa risponde Brian, sposato con 2 bambini piccoli. Sento questo che dice: 2 giorni sono sufficienti per chiunque per essere ammalato, se licenziato. Eravamo in Inghilterra, noi nel 1600, neanche nell'epoca di Dickens, eravamo in Inghilterra degli 80. Cosa c'era? Il neoliberismo di Margaret Thatcher. C'era il sistema economico che si sta divorando il paese in questi giorni, in queste settimane, portato dagli affieri Monti, Letta, Renzi, eccetera, eccetera. Quello che succederà è il nostro futuro. Io l'ho vissuto sulla mia pelle e allora ho cominciato lì a scrivere. E ho cominciato a scrivere per dei piccoli giornali, di ricordare che c'è un paese che si chiama Inghilterra dove stanno succedendo delle cose e io sono convinto che in Italia succederanno fra 30 anni, però io le scrivo oggi. E ho cominciato a fare tutta la mia gavetta, giornali, piccoli, eccetera, internet non esisteva, poi sono entrato in televisione, perché mi sono offerto da Minoli di fare questo programma che si chiama La Reporter, l'abbiamo fondato, ricordatevi che io non ho mai preso una lira di stipendio dalla Rai, io ero un semplice operaio che lavorava da esterno, tutti mi dicono: sì, tu fai l'eroe, però tu eri uno della Rai, capito? No, io non ero uno della Rai, ero uno che stava a Bologna, girava il mondo, rischiava la vita, faceva le inchieste, tornava a casa, impacchettava, pagava tutte le spese personalmente e poi vendevo alla Rai delle cassette, quindi non ho mai lavorato con la Rai. Quindi ho fatto una carriera davvero giornalista, ok? Non vengo qua perché ho letto 2 articoli su internet. Poi una volta è capitato che ho consegnato alla Rai una cassetta dove c'era un'inchiesta sulle multinazionali del farmaco, io ho incastrato 2 criminali che mi dicevano in una spiaggia come questa in Sardegna, mi dicevano: noi siamo dirigenti della mega multinazionale. Lo sai quanti medici ci sono al congresso? Il 10%, gli altri sono tutti qua. Noi li sponsorizziamo, ci sa, noi li paghiamo. Io trasmetto questa roba, questi mi denunciano, capito? E la Rai dice in tribunale con Milena Gabanelli: ah, ma sapete, Paolo Barra ci ha consegnato una cassetta, non mica colpa nostra. Cioè, io ho le chiavi di Salsa Rubra, capito? Di notte sono entrato, ho aperto le macchine, ho messo la cassetta, ho spinto una leva e ho trasmesso il programma. Ecco, questo per dire qual è stato il mio rapporto con la Rai, ok? Faccio giornalista, sono una persona molto seria, incontro questa economia, che è un'economia che ha 100 anni, perché i suoi padri vengono da persone come queste. E questo è importante perché per tutta la giornata parleremo proprio del fatto che il denaro è una creazione dal nulla di un'entità che si chiama Stato, la cui unica ragione di esistere è di far sì che queste persone che stanno in questa sala riescono a lavorare, vivere, mantenersi e creare le cose reali dell'economia. Questo uomo intuì che il denaro era carta, non era valore. Per questo lui ha fondato il cartalismo. Cioè lui dice: non avete capito niente, cioè il sovrano che stampa il denaro non stampa un valore, non stampa niente, stampa una roba inventata che non vale nulla.
e dice per 5.000 anni su Ucraina hanno stampato sta roba per tenere la mano su milioni di persone, però noi potremmo usare questa carta oggi per fare esattamente il contrario, per aiutare milioni di persone. Poi andiamo, la nostra scuola passa per questo qua, che è John Maynard Keynes, e non ha bisogno di presentazioni, passa per questo uomo che si chiamava Kalesky, questo è un economista che quasi nessuno conosce, è uno dei mostri dell'economia mondiale, che fra l'altro ebbe, fu il primo ad analizzare l'equazione del profitto delle imprese, a cercare di capire perché come le imprese facevano profitto, che cosa avrebbe dovuto fare la finanza dello Stato per aiutare le imprese, eccetera, eccetera. Ancora meglio, se vogliamo dire meglio di lui, abbiamo questo uomo, Albert Lerner, un piccolo medio imprenditore americano che nella crisi del 29 vede il suo, se non mi sbaglio, era un ingrosso di cotone per sartorie, per manufatturiere, eccetera. Vede fallire la sua attività distrutta dalla crisi del 29 e invece di ubriacarsi, eccetera, si mette a studiare economia e diventa un grande economista del mondo, fra l'altro poi è andato a insegnare a Cambridge e ha inventato il termine di finanza funzionale, che per noi è importantissimo, perché ci sono due finanze, quella di cui ho parlato prima per distruggere i diritti di milioni di persone, e c'è un'altra finanza, che è quella invece funzionale di milioni di persone. E lui è quello che dice, e ci ritroveremo, dice per la prima volta negli anni 40 questa frase: perché vi preoccupate del deficit di bilancio, che non sia 20, deve essere 12, deve essere 4, deve essere, perché vi preoccupate del debito pubblico, che non deve essere 115 ma dovrebbe essere 60 piuttosto che... cioè, questi sono numeri fittizi, sono stupidi, non c'entrano niente. Nella finanza funzionale i numeri dei deficit, cioè delle spese dello Stato, non devono dirvi nulla, servono solo a indicare il momento in cui quello Stato è arrivato alla piena occupazione, alla piena produzione aziendale e ai pieni servizi per i cittadini. Allora, se a quel punto, quando hai tutti occupati, le aziende lavorano, anzi non solo lavorano, ma aprono succursali e corrono ad ampliare i macchinari perché hanno ordini che non riescono più neanche a gestire, i cittadini sono tutti serviti nei diritti fondamentali di salute, aiuto agli anziani, trasporti, a casa, eccetera, eccetera, in quel momento si ferma il deficit del debito. A quanto era? 20, 50, 3.000, 175, ma chi se ne frega? Non è il numero che conta. Oggi ci martellano a tutti sui giornali il debito pubblico al 130%, il deficit, e lui invece già 70 anni fa aveva capito questa verità fondamentale. Wingoglick, che era mio invidio, voglio dire, tu nasci con quella faccia lì, sei inglese, insegni a Cambridge, sembri James Bond e sei anche un genio, ragazzi, voglio dire, ma questo è un tutto della vita. Wingoglio è un uomo che invece è importantissimo, perché è quello che ha portato lo Stato, il paese, e ha detto: adesso cerchiamo di spiegare alla gente come funzionano i soldi, come girano, e ce lo vediamo, no? Perché se non capiamo come girano i soldi, ci infarloccano tutti, chiunque ti infarlocca. Se il cittadino capisce come gira il denaro nella società, che giri fa, è semplicissimo, fra l'altro. Nessuno può più fregare. Questi sono i padri storici, hanno Minsky, vabbè. E questo Warren Mosler. Warren Mosler chi è? Perché questa si chiama Mosler Economics. E questo è un uomo particolare, perché lui è un americano, qualsiasi, si laurea in economia, ha poco più di 20 anni, va a Wall Street, diventa uno di questi yuppie scatenati che lavora a destra monetario delle banche, fa tutta la strada della speculazione finanziaria, lavora a Wall Street per 40 anni, insider bancario, insider delle banche centrali, speculatore, fonda un hedge fund, che sono proprio questi sguardi della speculazione internazionale. La cosa singolare è che ha fatto una quantità di miliardi inusitata per tutti noi, che siamo, non credo che qua ci sia un miliardario alla George Soros qua dentro,
fa una quantità inusitata di miliardi su una scommessa finanziaria in Italia. E proprio negli anni in cui i soliti economisti che poi ci porteranno alla rovina sbraitavano che nel 92-93 l'Italia sarebbe fallita, lui che capiva molto bene i sistemi monetari, capiva la moneta, capiva che il deficit e il debito non contavano assolutamente un cazzo e non avrebbero assolutamente rovinato l'Italia, butta una scommessa della Madonna sui titoli, sui BTP italiani, la vince perché il professor Luigi Spaventa, il ministro delle finanze, lo incontra, capisce che la crisi non esiste, il giorno dopo dice al Fondo Monetario Internazionale, passi lunghi e ben distesi, l'Italia continuerà come prima, vince la scommessa, incassa centinaia di miliardi e diventa un uomo ricchissimo. Dopodiché li ha persi, si è lasciato l'attività della speculazione finanziaria, si è dedicato ad altro e ha raccolto la somma del lavoro di tutti i grandi economisti che abbiamo visto fino ad oggi, l'ha portata dentro la realtà più moderna dei sistemi finanziari e bancari attuali e ha creato la sintesi fra la finanza funzionale umana di Albert Erner e il mondo di oggi, della City di Londra, di Wall Street, del Nasdaq, del MIT di Milano, eccetera, eccetera. E ci insegna che la Modern Economics si chiama, come dicevo, come si vedeva prima nel cartello, Modern Economics, Modern Money Theory, dimenticate, però comunque Public Purpose. Il Public Purpose è l'interesse pubblico, cioè un'economia dell'interesse pubblico. Ora, a questo punto c'era questo capitolo, perché Tiziano Tanai mi dice, guarda, io raccolgo gli imprenditori senigalli, eccetera, allora io mi sono preparato queste cose, capire le basi per fare impresa. Sono un po' in difficoltà, nel senso che vedo dalle facce che ci saranno sicuramente degli imprenditori, ma ci sono anche tanti cittadini che di sicuro di sentire parlare di domanda aggregata, piuttosto che liquidità, monetary theory, production, Veblen e Keynes, insomma. Allora facciamo così, magari questo ci passiamo dopo. E adesso facciamo un'altra cosa. Adesso parliamo in capitoli semplici, veramente molto semplici, di quello che ho detto fino adesso. Impariamo a conoscere che cos'è una moneta, come funziona uno Stato ed esattamente quello che dovrebbe essere la funzione dello Stato, del debito, del deficit, dell'emissione di moneta, perché questo Paese ritorna alla democrazia, perché questo Paese esca dall'Eurozona e riprenda la sua dignità parlamentare e perché tutti noi possiamo avere un futuro tutelato dove tuo figlio, per cui hai speso l'anima e si laurea con 110 lotti, non deve andare all'IKEA a lavorare per 600 euro, cosa che fra l'altro devo anche dire, io credo che faccia anche dei danni interiori molto, molto violenti. Questi ragazzi, beh, sai, ragazzi sono pieni di vita, magari non lo leggi in faccia, però quando ti sei laureato così e vai a scaricare dei cartoni di mobili prefabbricati, non è un bel inizio di vita. Prendo la lavagna, che la devo vedere tu. Nascono semplicemente perché vengono
inventati dal governo americano, così le lire, così i marchi, così i franchi, così le corone, così lo yuan, così gli yen giapponesi, qualsiasi moneta al mondo nasce inventata dal nulla, letteralmente inventata dal nulla. E chiariamoci subito su un equivoco che molti hanno, perché ci hanno insegnato, ci insegnarono che sì, è vero che lo Stato, la zecca, per cui c'era una manovella e butta fuori dei soldi, che pezzi di carta, del valore di nulla, però è così, perché per tutti quei soldi che sono tirati fuori deve pure avere l'oro, no? Nel cavò. Questa è una palla, non è più così dal 1971. Il problema è che non se ne sia accorto il cittadino, è un problema perdonabilissimo, ma non per, di più che perdonabilissimo, il problema è che non se ne è accorto uno come Boldrini, non se ne è accorto uno come Zingales, non se ne è accorto uno come Padoan, il ministro delle finanze. Cioè, questa è gente che è ancora convinta, a volte veramente è ancora convinta, ho bizzone di credere che l'ha detto, è ancora convinta che l'emissione di spesa dello Stato deve sempre essere commisurata la quantità d'oro che sta nel cavo della Banca d'Italia. Questa follia, questa non esiste più. Dal 1971 il denaro si inventa e basta. E se non fosse così, non sarebbe vero che la Banca Centrale Americana, nel settore della crisi finanziaria, ha letteralmente raddoppiato i propri bilanci, cioè nell'arco di due mesi ha raddoppiato i propri bilanci. Cioè, può andare in miniere d'oro nascoste che non conosciamo, oppure è vero che non deve più pareggiare la quantità di moneta. Allora, la moneta è una invenzione del sovrano. Il sovrano è il monopolista della moneta, la può fare solo lui. Per cui qui lo scriviamo, il monopolista, ok? Lui è il monopolista della moneta, perché la moneta non la possiamo fare noi cittadini, se no abbiamo arrestati, la moneta non la può fare nessuno, solo il sovrano. Ci sono delle banche, ci sono le banche che possono creare moneta, ma la creazione della moneta delle banche non è una creazione di moneta reale, è una creazione di moneta a debito. Cioè la banca crea un più finanziario sul conto corrente, ma immediatamente scrive un meno finanziario sullo stesso conto corrente. Per cui le banche che creano numeri non creano moneta. Questo sia molto chiaro. D'accordo? Perché anche lì c'è tutto un movimento di gente che dice no, lei sbaglia, voi sbagliate, non capite il circuitismo, eccetera, eccetera, la moneta la creano le banche, non è vero, le banche creano debiti, non creano moneta. Per moneta io intendo proprio il bene finanziario netto, quello che hai in mano e che ti permette senza penalizzarti, cioè 100 soldi che ti permettono di creare 100 soldi di economia senza che appunto devi riprendere altri 100 soldi con interessi e buttate dalla finestra. Il monopolista della moneta ha la moneta in mano. Perché la usa la moneta? Qual è il vero motivo per cui lo Stato usa la moneta? Il vero motivo è per obbligare una quantità di cittadini a lavorare per lo Stato. Perché se no nessuno lavora per lo Stato, oppure pochissimi, troppi pochi. E come fa lo Stato, monopolista della moneta, a obbligare i cittadini a lavorare per lo Stato usando la moneta? Semplice, con le tasse. Usando le tasse. Rapidissimo. Sì, solo che se lo mettiamo l'acqua alla colonna nessuno vede più niente da là. Trovarono un popolo di indigeni
scusa, andate via. Se voi andate in un villaggio dove non esistono monete, dove non esistono scatole, non esistono tasse, eccetera, non esistono risultati. Cioè, chiunque fa qualcosa, però c'è chi pesca, caccia, c'è chi coltiva la terra, c'è chi va dai bambini, c'è chi fa il santone, eccetera. Non esiste la disoccupazione. In inglese arrivano in gang, si trovano davanti questi neri e dicono: a noi ci servono questi neri che coltivano il caffè per le nostre, i nostri commerci. Allora dicono ai neri: voi dovete coltivare il caffè per noi. I neri guardano l'inglese e dicono: che cazzo volete? Cioè, non ce ne frega niente di coltivare il caffè per voi, passi lunghi e ben distesi. Solo che non si erano accorti che questi qui avevano non so quante navi piene di cannoni a poca distanza dalla riva. Allora gli inglesi hanno detto: guardate che belle capanne che avete, guardate che sono carine queste capanne qua, facciamo così, adesso voi ci dovete pagare una tassa su ogni capanna, se non la pagate ve le bombardiamo dalle navi, ve le bruciamo tutte, ma la tassa la dovete pagare nei nostri soldi. Il monopolista della moneta, ok? Siamo pronti? Da domani si comincia. Di colpo l'intera popolazione di quel villaggio era disoccupata, perché nessuno di loro aveva un lavoro in grado di guadagnare i soldi degli inglesi per pagare le tasse, perché se non pagavano le tasse li bruciavano i villaggi. Cioè, letteralmente da un minuto all'altro, gente che era pienamente occupata si è trovata disoccupata. In questo modo gli inglesi ovviamente avevano dovuto accettare il lavoro, e cominciato così con tutta la tristissima storia, hanno dovuto accettare il lavoro, sono costretti a accettare il lavoro, cominciare a coltivare il caffè per gli inglesi, eccetera, eccetera. Che cosa hanno ottenuto gli inglesi, i monopolisti della moneta, attraverso l'uso delle tasse e la minaccia di bruciare tutti i villaggi? In tempi moderni è il monopolista della moneta, l'uso delle tasse, la minaccia che se non le paghi ti sequestrano la rada, la casa, vai in galera, eccetera, eccetera. Cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto che una porzione di tutto il popolo di quel posto andasse a lavorare per loro. Lo Stato moderno, pur con intenzioni meno bastarde, fa esattamente la stessa cosa. Si inventa una moneta, la impone ai cittadini, perché i cittadini devono pagare le tasse in quella moneta. Non è che puoi andare all'ufficio delle entrate dire: guardi, io ho un magazzino di maglioni bellissimi, invece che pagare le tasse mi do il maglione. No, Ciccio, ci devi pagare le tasse e devi pagare con la moneta dello Stato. Ok, allora cosa ottiene lo Stato in quel modo? Esattamente con quello che hanno ottenuto gli inglesi, che una quota dei cittadini accetti di lavorare per lo Stato, per guadagnare i soldi dello Stato, quindi amministrazione pubblica, esercito, polizia, ospedali pubblici, eccetera, eccetera. Ok? Però attenzione, qui c'è un passaggio importante. Lo Stato, il monopolista della moneta, ci costringe a lavorare per guadagnare la sua moneta, perché dobbiamo pagare le tasse nella sua moneta. Ok, però non è che può assumere il 100% degli italiani. Diciamo che gli italiani sono 100 per facilità, ne può assumere 25. Ok, e gli altri 75 cosa fanno? Devono anche loro guadagnare la moneta dello Stato, perché devono anche loro pagare le tasse dello Stato. E allora vanno al settore privato. Cioè, vanno al settore privato. Questo caso che cos'è? È tutto quello che non è amministrazione pubblica, è Stato, cioè noi, sostanzialmente. Tutto quello che è impresa, negozio, professione, d'Italia, sostanzialmente, no? Agricoltura, tutto quello che non è privato. No, dunque dentro dico, noi dobbiamo pagare anche noi le tasse, siamo i 75, non siamo assunti dallo Stato, assumeteci voi perché dobbiamo guadagnare questi soldi per pagare queste tasse con questi maledetti soldi del monopolista. E il settore privato dice: ok, va bene, io ti assumo, però ho bisogno dei soldi dello Stato per assumerti, perché io non è che ti posso dire: ti assumo e ti pago con i miei maglioni, ti assumo e ti pago con la cena al ristorante dove lavori, ti assumo e ti pago con gli occhiali che vendo nel mio negozio. Io ti devo pagare quei soldi dello Stato, perché tu devi pagare le tasse dello Stato. Quindi io, settore privato, ho bisogno dei soldi dello Stato. Ok? Ci siamo fin qui. Bene. Allora, passiamo al secondo passaggio. Molto semplice. Abbiamo detto che questo signore che si chiama Stato, che io chiamo governo, è un monopolista.
sinistra della moneta, ok? È il monopolista della moneta, lui ha assunto un certo numero di italiani, ci sono tutti quegli altri che devono andare nel settore privato e essere assunti con la moneta che solo lui produce, d'accordo? Allora il settore privato dice, guarda lo Stato e dice, dateci moneta, se no come italiani dipendenti, con cosa? Ok? Quindi lo Stato cosa fa? Dice, ok, ve la do la moneta. E fa? Questo. Cioè, inventa la moneta dal nulla e fa la spesa pubblica. La spesa pubblica è il modo in cui lo Stato immette la moneta del monopolista nel settore privato, permettendo così al settore privato di lavorare, di fare impresa, di fare attività, di fare professione, di assumere e di pagare quelli che non sono stati assunti dallo Stato, ok? Perché così poi tutti paghiamo le tasse allo Stato dei suoi soldi, eccetera, eccetera. E poi lo Stato fa un'altra cosa. E questa la conoscete tutti, è un bruttissimo nome, si chiama tassa, cioè lui fa la spesa pubblica e mette il suo denaro qua dentro, però poi se ne porta via un bel po' con le tasse. Va bene, siamo a posto. Allora, siamo sempre al settore privato che è costretto ad ottenere dallo Stato, monopolista della moneta, abbastanza fondi, abbastanza mezzi finanziari netti, non debiti come le banche, netti per poter assumere, fare impresa, lavoro, eccetera, e pagare le persone che devono pagare le tasse. Lo Stato spende 100 soldi e poi le tasse 50, ok, 50 soldi netti, netti, non debito, netti, rimangono qua dentro. Questi 50 soldi il settore privato assume, paga, lavora, eccetera. Sono sufficienti? Abelen ci dice no, non sono sufficienti, un deficit di bilancio così non è sufficiente, ce ne vogliono di più, allora lui spende di più e aumenta l'occupazione, aumenta il lavoro, aumenta la produzione, aumenta il benessere, aumentano le persone che possono guadagnare i soldi dello Stato per pagare le tasse, eccetera, eccetera, e tutto funziona bene. Poi arriva a un certo punto, un brutto giorno, dove gli economisti che sono convinti che un campo di grano può crescere senza l'acqua, dicono questo signore deve smettere di innaffiare, perché se innaffia per un motivo che nessuno ha capito e che è totalmente incomprensibile, se innaffia troppo c'è il debito, c'è il deficit, il paese va in rovina. Io non ho ancora capito perché. Comunque, va bene. Allora cosa fa il governo? Lo Stato, il monopolista, ascolta queste voci, poi perché le ascolta lo sappiamo, no? Cioè le ascolta perché Giuliano Amato, che ha cominciato a dire queste cose in Italia, che guadagnava il suo stipendio da politico, eccetera, poi è andato in Deutsche Bank a prendere 4 milioni di euro all'anno di parcelle, perché ha fatto il suo dovere come politico per le banche. Quindi questi signori danno retta a queste voci, cosa fanno? Hanno messo 100 soldi e ne tassano 100. Fanno il pareggio di bilancio. E non solo fare il pareggio di bilancio, perché questi altri personaggi hanno detto dovete mettere in Costituzione, così siamo sicuri che lo fate e lo fate e lo fate e lo farete sempre. Allora 100 soldi, escono 100 soldi, entro 100 soldi, escono 100 soldi, rimangono 0 soldi, rimangono 0 soldi. E se ci sono 3 milioni di disoccupati, con quali soldi assumiamo? Come facciamo? Allora diciamo allo Stato, guarda, ci sta bene, ok? Ci sta bene. Tu non andate più in campo. Ci sta bene. Tu non ci dai più denaro. Va bene, ce lo creiamo noi. Ti paghiamo le tasse con il tuo denaro, ci dai 100 soldi, ti paghiamo le tasse con 100 soldi, a noi rimaniamo a secco, però poi ci creiamo il nostro denaro. Lo Stato dice no, io sono il monopolista della moneta, tu non crei niente, non crei nulla. Allora noi diciamo allo Stato, allora scusa un secondo solo amico, ok? Visto che tu sei il monopolista della moneta,
visto che il bene finanziario è quello che mi serve per lavorare, creare beni reali, assumere stipendi, eccetera, eccetera. Se tu mi dai 100, mi togli 100, però io sono costretto a lavorare per il tuo denaro, tu sei un tiranno. Capite perché viviamo una tirannia oggi col presente, con la presente situazione in cui ci siamo ficcati attraverso questi trattati europei? Questa è tirannia. È tirannia per un motivo economico, macroeconomico, molto semplice. Cioè, come si fa? Non è possibile. Come fa a dire facciamo il pareggio di bilancio affrontiamo il problema della disoccupazione giovanile al 42%? Cioè, come dire, continuiamo ad andare in campo e affrontiamo il problema del fatto che non cresce più niente. Ma sei scemo, è impossibile. Se non in Africa cresce qualcosa, se no come fai a far crescere qualcosa qua dentro? Capite la pazzia di sta storia? Il pareggio di bilancio. E ti dicono, perché il pareggio di bilancio risana i conti dello Stato. È vero, il pareggio di bilancio risana i conti dello Stato. I conti dello Stato sono dei computer che stanno dentro il Ministero del Tesoro, dentro la Banca d'Italia e Nazionale. In questi computer ci sono dei ragionieri che tengono dei numeri, no? Più o meno, più o meno, più o meno, più o meno. Quanti tassano, quanti spendi 100, ti tasso 100? Se vai avanti così per una serie di anni, finalmente un giorno su questi computer ci sarà un pareggio di conti. I computer sono risanati. I computer della Banca d'Italia e del Ministero del Tesoro sono risanati. Abbiamo ottenuto il risanamento dello Stato. Bene. Quanti saranno 100 computer? Qui ci sono 60 milioni di persone però, che non c'hanno più una lira. Allora, che cazzo ce ne frega del risanamento dello Stato? Scusate. Se non mi sbaglio 326.000 aziende chiuse quest'anno, nel 2013 sto parlando. Qui abbiamo un 40% di disoccupazione giovanile, imprenditori che si uccidono, qui abbiamo un aumento di indebitamento più alto del 140%, abbiamo 1 miliardo di euro di cassa integrazione, abbiamo la chemiotassazione che sta uccidendo chiunque abbia la decenza di tentare di svegliarsi la mattina per lavorare, eccetera, eccetera. Abbiamo tutta una serie di cose, sapete, 11 italiani su 100 non si possono più permettere cure, neanche urgenti, 11,2 italiani su 100 non si riscaldano in inverno, bla 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 bla, però con dei computer sanissimi. Tutti risanati. Questi si mettono nella loro stanza di poter lavorare, ricostruiscono tutta la storia e si inventano un'unione monetaria, l'euro. L'euro. E allora dicono, abbiamo i trattati, tutti venduti all'opinione pubblica che non hanno potuto leggere, eccetera, come adesione alla modernità. Che bella questa Europa Unita di Altiero Spinelli, che fra l'altro è un po' un figlio di puttana, perché la sua fondazione se la faceva con i Rockefeller, gli americani, tutta una lunga storia. Ma che bella questa Europa Unita, capito? Che bella questa idea? No, adesione alla modernità. Anche noi piccoli italiani diventiamo grandi, andiamo anche noi nella modernità dell'uomo. Allora, chiamano un signore da Bologna che si chiama Romano Prodi, democristiano, che ha questa capacità di vendere il prodotto con questa faccia buona. Questa faccia è rassicurante, è un professore, non è un politico, è un professore, molto tranquillo, ci si fida di lui, ok? Gli si mette in mano una bella bandiera azzurra con delle stelle, bellissime stelle dorate, e lui ci dice, adesso avremo tutti una moneta unica, diventeremo un grande blocco di potere, per la prima volta l'Europa riuscirà a rivaleggiare gli Stati Uniti d'America. E dice la famosa frase, ormai è citata, stracitata, tacitata, con l'euro lavoreremo tutti un giorno di meno, saremo tutti più ricchi. L'Italia è il solito contributo di modernità, di gioia, perché dice, ma avanti, ancora.
ancora più moderne, ancora meglio, no? Chi ha il negozio di orologi, di gioielleria, dice lavorerò di più. Chi ha l'azienda di riduttori per l'industria dice lavorerò di più. Il figlio dell'operaio dice quando ho 18 anni e finisco la scuola tecnica mi assumono, diventiamo tutti più ricchi, e ci hanno venduto questo progetto criminale. Che cosa voleva dire Leo? Voleva dire togliere al sovrano la possibilità di avere una moneta e quindi togliere al sovrano la possibilità di fare un'altra cosa, che è quella di spendere 100, di tassare 20, di tassare 80, di tassare 40, di tassare 30, cioè di inventare un denaro che è ricchezza al netto e versarlo sempre con dentro, innaffiare il campo, dargli concime, far sì che il campo cresca, sia tutelato, far sì che quando arriva la crisi economica dall'America, questa muraglia di fango alta 200 metri che arriva e spazza via l'economia europea, questo signore poteva aprire un rubinetto della spesa e recuperare le aziende italiane, le banche italiane, i lavori italiani, i crediti agli imprenditori nell'arco di 6 mesi. E quindi la crisi americana ritornava indietro, se ne andava via. Hanno tolto lo Stato la possibilità di tutelare attraverso la spesa pubblica la ricchezza netta del paese. Vuol dire prendere un padre di famiglia, gli togli il portafoglio, la carta di credito, il banco, il libretto degli assegni, i conti in banca, e poi gli dici vai a suonare i tuoi figli. E allora questo padre di famiglia cosa deve fare per suonare i figli? Deve scendere in strada, andare alla prima finanziaria che trova in strada e dire: sentite, io stasera devo mettere a tavola 4 figli, mi prestate dei soldi? La finanziaria lo guarda e gli dice: sì, ma tu sei conciato male, ti diamo il 10%. È ok, io devo stimare i miei figli e prendi i soldi a debito. Dopo gli dici: io ho bisogno di pagare l'affitto, mi dai i soldi? Sì, te li do al 7%. E se sei più indebitato, eccetera, eccetera. Così hanno ridotto lo Stato italiano, il sovrano. Perché? Perché adesso il monopolista della moneta è una banca. Chi crea la moneta in Eurozona è una banca, o un insieme di banche per essere precisi. Si chiama la BCE. Per un motivo che chiunque lavora in banca e conosca il funzionamento del sistema bancario sa benissimo. Quando un sistema di banca crea denaro, non può noleggiare i furgoni e scaricarlo per le strade il denaro, deve immetterlo nella società attraverso dei canali molto precisi, che sono i flussi finanziari con le banche. E allora, quando viene creato l'euro da questa unione monetaria che ci hanno venduto come la modernità, tutti gli euro creati da queste banche finiscono da queste banche centrali, finiscono dentro le riserve dei mercati, dei capitali, sono banche, che poi possono anche essere il sistema bancario informale, perché un fondo monetario del Kuwait può venire qua, comprarsi 7-8 miliardi di euro, e ce li ha in cassa, e lo Stato italiano può andare due a chiedere. A questo punto, guardate dov'è quello che era il sovrano, sta qua, è il resto della feccia, è qua. Questo è il funzionamento adesso. Allora, il governo italiano non può più fare la feccia inventandosi il denaro per nutrire il campo dei propri cittadini e aziende. Ok, non lo può più fare, deve prima andare da questi signori, esattamente come il padre di famiglia che non ha più il portafoglio, cioè andare a chiedere denaro agli interessi che ci fa questa gente, ok? Allora può fare questa sua ridicola spesa pubblica, ok? Però attenzione, perché mentre un governo sovrano, Svezia, Giappone, crea denaro e lo deve restituire a nessuno, perché se l'è creato da nulla, e non lo deve restituire assolutamente nessuno, in queste condizioni nell'Eurozona noi dobbiamo restituirlo, noi cittadini dobbiamo restituirlo prima allo Stato in tasse e poi dallo Stato a questa gente.
questo è questa la catastrofe. E questa è la catastrofe dell'Eurozona. Perché oggi abbiamo governi di figli di puttana, ma se ci metti dopo Natale e la Befana il governo, ok, Mary Poppins, si devono comportare per forza da figli di puttana. Perché comunque tutto quello che spendono per noi oggi è preso in prestito da questa gente qua, con tassi di interesse impossibili, impossibili, e non crediate ai titoli sui giornali, oggi sono scesi i tassi sui BTP, non è, quando un'economia cresce allo 0,1% non può pagare un tasso superiore allo 0,1%, non può pagarlo, e questa è una legge di macroeconomia che è come la legge del sole, ok, che sorge e tramonta, d'accordo? Quindi anche se sono scesi stiamo ancora pagando tassi impossibili per l'Italia. Basta un nulla che torniamo al 6%. Allora noi prendiamo da questi, spendiamo, dobbiamo risucchiare tutto quello che spendiamo per i cittadini e aziende, per il lavoro, per la produzione, per le infrastrutture, per il lavoro, eccetera, dai cittadini italiani, con le tasse, col pareggio di bilancio, o addirittura col surplus di bilancio, cioè si spende 100, ci tassano 120, e restituire tutto ai mercati dei capitali. Capito? Avete capito qual è la cosa? È una cosa drammatica, questa è l'Eurozona, questa ce l'hanno venduta, questa ce l'hanno venduta come la modernità. Questo inganno di economicidio, perché questo è un economicidio pianificato, da cui è impossibile uscire, è impossibile, non ce la può fare nessuno. Non ce la può fare Passera, non ce la può fare Renzi, non ce la può fare nessuno, Padovan, nessuno. È impossibile, perché è matematica. Prendi in prestito 100, con un tasso di interesse, lo spendi, lo devi riprendere, lo devi restituire pagando gli interessi, 80, 100 miliardi all'anno. Allora a questo punto cosa succede? Un'altra cosa gravissima. A questo punto cosa succede se è chiaro a tutti? E se Tanaga la smette di pensare e di fare jogging, non hai più la pancia, sta calmo, o se lo fai domani. Allora cosa succede a questo punto? No, questo è un passaggio cruciale e dopo vi farò vedere nelle slide. Cosa succede a questo punto? Abbiamo questo settore privato, poveretto, ok? Che è kenio passato oggi, per il discorso che abbiamo appena visto. In economia il settore privato non può creare denaro e lo può ottenere solo in due modi, solo due, non tre, due. O va in banca a fare debiti o mangia risparmi. Allora l'Italia in questo momento, per riuscire a vivere, a vestirsi, a mangiare e a mantenere uno stile di vita non albanese, non kosovaro, sta facendo esattamente questo. E fino a che le abbiamo, stiamo tutti bene. Quando comincia a mancare, cominciamo veramente ad andare il Kosovo, ok? Allora noi stiamo andando in banca a fare dei debiti, 140% di aumento di indebitamento privato in Italia negli ultimi 10 anni, debito, o ci stiamo mangiando i risparmi. Questo è il risultato dell'Eurozona, oltre a tutto quello che vi ho già detto. Allora io vi chiedo una cosa: se tu hai un negozio di scarpe, d'accordo, e devi andare e per riuscire a sopravvivere devi fare debiti su debiti o mangiarti i risparmi di un'intera vita di lavoro, mi dici come fa un'economia a crescere in questo modo? Come fa? Cresce fino a che cresce, vive fino a che trovi banche che sono disposte a darti dei soldi e fino a che trovi dei genitori che hanno sufficienti soldi per mantenere i figli, per continuare a pagare gli affitti, ok? Ma nel momento in cui le banche cominciano a dire: ragazzi, noi abbiamo dato, però adesso abbiamo dei buchi di bilancio che si vedono dalla luna, e nel momento in cui i risparmi finiscono, cosa succede alla società italiana? Che cos'è che ci aspetta? Lo capite cosa ci aspetta? La povertà, ci aspetta il disastro, ci aspetta il disastro sociale, ci aspetta la rabbia, ci aspetta non le 320
10.000 aziende che chiudono all'anno, 1 milione di aziende che chiudono all'anno. Ci aspetta questo. Ok? E allora, concludo e poi vi faccio vedere delle slide, sempre molto semplicemente. Allora, questa è la catastrofe da cui siamo partiti, cioè a cui siamo arrivati al punto di partenza. Allora, un punto di partenza che era la moneta, cosa serve la moneta, cosa può fare lo Stato con la moneta, e questo è il punto d'arrivo, ok? Questa catastrofe qua. Adesso vediamo la parte I have a dream. Io ho un sogno, cioè il sogno è di riformare lo Stato, ma non lo Stato che gli italiani hanno sempre conosciuto, un altro Stato, uno Stato che non abbiamo mai conosciuto, perché in realtà mai veramente abbiamo avuto la capacità come cittadini e la conoscenza per poterlo pretendere. Si chiama il finanziatore di prima istanza. È il finanziatore di prima istanza. Questo nuovo modello di Stato che dovremo costruire in questo paese, non dico in 6 mesi, non dico in 2 anni, ma dobbiamo mettercelo veramente tutto per averlo, dove tu hai il tuo governo e tu hai gli italiani, 60 milioni di persone. Ok? Questo signore è un monopolista della moneta, è uscito dall'euro, ha recuperato una moneta sovrana. Questo signore ha come unica ragione di esistere stabilito dal nuovo articolo 1 della Costituzione italiana, che non deve essere più l'Italia, ma è un paese fondato sul lavoro, perché è troppo generico, i tempi sono cambiati, c'è stata la guerra, la vera guerra, quella dell'economia, e quindi questo bellissimo articolo non è più adatto alle stragi che stiamo subendo. Questo signore, articolo 1 della Costituzione, deve avere come unico motivo di esistere il fatto di essere il finanziatore di prima istanza del settore dei cittadini e delle aziende, cioè del popolo, okay? Dei privati. Vuol dire che questo tutore ha in mano il termostato dell'economia, il denaro che lui emette, e quindi la famosa freccia, attenzione bene, la famosa freccia, ok? Fa la spesa pubblica, innalza il campo, dall'alto della sua posizione di osservatore guarda l'economia, e siccome l'economia privata, per tanti motivi, perché non siamo soli in Italia, c'è il mondo intorno a noi, gli shock economici ci vengono dal mondo, le difficoltà economiche ci vengono anche dall'estero, oppure possono venire da motivi interni, questo tutore dell'economia guarda il settore privato di cittadini e aziende e guarda 3 elementi. Piena occupazione, piena produzione delle aziende, pieni servizi per i cittadini. D'accordo? E qui torniamo ad Abel Erner, la finanza funzionale. Dall'alto del suo osservatorio ha in mano il termostato dell'economia, la spesa pubblica. Cosa sta succedendo alla piena occupazione? Ci sono i disoccupati, non va bene. Le aziende lavorano male, poco, devono esporsi troppo con le banche, addirittura stanno chiudendo. Ci sono i servizi ai cittadini? Sì e no. Anzi, maluccio, piuttosto male. Bene, giriamo il termostato. Entra denaro, beni finanziari al netto qua dentro. Cresce l'economia reale. Si comincia ad assumere persone. L'azienda lavora perché lo Stato gli fa le infrastrutture, i servizi, gli dà i mezzi, paga stipendi. Gli stipendi vengono spesi, la spesa dello stipendio vuol dire merci vendute vuol dire economia che gira fa girare altra economia, aziende, produzione, mestieri aumentano. Poi lo Stato gira ancora il termostato, servizi, ospedali, servizi alla persona, tutto quell'ambito di servizi che ancora oggi in Italia non abbiamo, l'economia ricomincia a marciare, ricomincia a funzionare. Se possiamo vendere all'estero, tanto meglio, ma non dobbiamo scannarci per vendere all'estero, perché quello che conta è che l'economia interna sta funzionando. Vendiamo all'estero, va bene. C'è un'altra freccia che viene dalla Russia, che viene dalla Svezia, che viene dalla Cina, che viene da chi cavolo ci parla, che ci porta dei soldi qua dentro. Bene, il termostato funziona, l'economia riparte, d'accordo?
l'economia riparte, lo Stato deve tassare i cittadini. Ma in questo modello non c'è la freccia delle tasse. Perché? Perché le tasse, la vera funzione delle tasse, non è quella di finanziare il termostato dello Stato. Non lo è e non lo è mai stata. Perché? Perché lui crea il denaro e non può tassarci prima di darcelo. È impossibile. Come fare a ritirare i biglietti dello stadio prima di averli dati alla gente che va allo stadio? Prima di dare i biglietti, poi li ritiri all'entrata. Allora, prima lo Stato spende, fa gli ospedali, le strade, gli asili nidi, i servizi, paga stipendi pubblici, eccetera, eccetera. Poi tassa. Non è vero. Non è vero che sono le tasse che finanziano la spesa dello Stato. Allora ecco che le tasse qua non ci devono stare, non c'è più la freccia, non c'è più niente, ok? Se le tasse non finanziano questa freccia qua, servono ad altre cose importanti, controllare l'inflazione, controllare i grandi capitali, regolare l'economia, non importa. Allora dove stanno le tasse nel modello del sogno di Stato che noi dobbiamo creare, di finanziatori di prima istanza? Le tasse stanno qua dentro. Qui, una freccia che sta qua dentro, cioè non più l'antitesi della ricchezza nazionale, non più il fatto che il settore dei cittadini e aziende riceve 100 soldi al netto e poi con queste tasse dell'economicino te li tolgono tutti, non più questa parola odiata dal cittadino perché questa chimica tassazione ti toglie il respiro e non ti fa più vivere, non più questo. Le tasse, come ho detto, sono un'altra cosa, sono parte della freccia buona, dell'innalzatoio. Perché cosa succede? Di rado succede quando il finanziatore di prima istanza sa fare bene il suo mestiere e quindi crea beni finanziari al netto, che crea un'economia reale, che crea un posto di lavoro, che crea un'azienda che si moltiplica, che creano servizi. Può succedere che si esageri, può succedere che le cose vadano troppo bene a un certo punto. Cioè, se arriva a un punto in cui hai la piena occupazione, le aziende lavorano a pieno ritmo, i servizi ci sono, hai le pensioni che sono pagate decentemente, non hai il 50% delle pensioni italiane che non arrivano neanche a 1000 euro, alla faccia della palla che le pensioni italiane sono generose, hai delle pensioni che fanno vivere i nostri anziani in maniera decente. Qui c'è l'economia che lavora troppo e quindi il boiler si sta surriscaldando. Allora, il tutore dell'economia, che sa quello che fa, perché conosce la macroeconomia che stiamo spiegando qui questa sera, all'interno della freccia buona accende le tasse che erano state spente fino in quel momento. Accende le tasse, sappiamo che non ha bisogno delle tasse per fare la spesa pubblica. Accende le tasse perché sennò si crea inflazione, perché sennò si creano sbilanciamenti dei flussi finanziari, perché se no si creano agglomerati di oligopoli di ricchezza esagerati che minacciano l'esistenza stessa del settore pubblico. Allora accende le tasse e riequilibra il sistema. Ma questo su 100 anni di storia di un paese deve succedere nel 10% dei casi, non di più. Un pareggio di bilancio non è il demonio in sé. Perché se io rischio di avere un paese ricco che da domani comincia ad avere un aumento dei prezzi della Madonna perché la gente è piena di soldi e Tanari lavora 24 ore su 24 ma più di tanto non può produrre, allora io un pareggio di bilancio per 6 mesi, per un anno e mezzo, lo posso anche fare. Non è il demonio, ma solo se è qui. Cioè una tantum, una misura dentro la freccia virtuosa, buona, per non creare uno scommesso nell'economia. Ecco cosa fa lo Stato a Evergreen.